riflettere sul significato di famiglia contemporanea e sui cambiamenti demografici in atto nel nostro paese. È questo il punto centrale della famiglia del terzo millennio, il primo volume di una collana di saggi di alta formazione, edito da Blonk in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata e il Forum Terzo Settore Lazio. Questo volume nasce dall'idea di voler mostrare come attualmente ci sia una separazione, per certi versi insanabile. Da una parte la realtà, ricca di tante sfaccettature, dall'altra la rappresentazione da parte di larghe fette della società che continuano ad avere di certi aspetti della realtà, in questo caso la famiglia, un'immagine monolitica, un'immagine che appunto non trova corrispondenza nel reale, e questo anche per effetto delle narrazioni sociali che vengono condivise. Dalle graduatorie per l'ottenimento delle case popolari all'assistenza alle persone anziane, il cambiamento in atto nelle famiglie italiane è un fenomeno da studiare con attenzione per rispondere alle esigenze di una società diversa. Beh, è importante studiare la demografia di questo paese, perché anche i servizi sociali che con noi interloquiscono ogni giorno attraverso le nostre reti vanno un po' modificati, perché c'è un riferimento a famiglie che non esistono più. Dagli ultimi dati Istat sappiamo che sono nati solo 439.000 bambini nel 2019, con un decremento incredibile, e abbiamo la famiglia, anche il termine va modificato in qualche modo, perché le famiglie sono composte da tre persone al massimo, alcune una persona addirittura, e questo significa che in termini anche di richieste di servizi, anche di case popolari, noi abbiamo un modello legato agli anni 50-60, dove gli italiani facevano molti figli, e quindi anche i metri quadri a disposizione rispetto ad una regola nazionale sono destinati a famiglie numerose. Questo, fra l'altro, non studiare la demografia e la modifica quindi dei servizi a favore delle famiglie comporta anche un problema, si scatenano risse, si scatenano questioni legate anche all'abitare, perché è chiaro che la famiglia numerosa che viene da altri paesi ha accesso prima, perché il punteggio è alto nel momento in cui c'è un nucleo familiare più forte.